Buonasera a tutti e benvenuti all'ultimo del ciclo dei seminari Loading del 2022 in preparazione al convegno di cui vi parlerà il professor Ciraci. Probabilmente riconoscerete qualcuno dei relatori, magari è un vostro professore nel caso del professore Iaia. Grazie di essere venuti. Farò un piccolissimo intervento introduttivo per gli studenti, ricordando che la frequenza dei seminari di questo ciclo permette di avere dei crediti, la frequenza permette di avere dei crediti formativi nelle modalità segnate sul sito del Centro dei Digital Humanities, ma essendo l'ultimo seminario, probabilmente siete avvezzi a questo tipo di regolamenti e li conoscete. Oggi parleremo di Game Studies. Probabilmente tra di voi ci sono dei gamers, il videogioco fa parte della vostra esperienza quotidiana. Oggi proviamo ad affrontare l'argomento con un approccio un po' particolare, parlando di come la società, in varie accezioni naturalmente, accoglie e cambia il mezzo, quindi trasforma e si lascia trasformare da questo medium. Citando tra l'altro una rivista, una delle più importanti riviste di Game Studies, cioè Game, il videogioco è in una fase di grande riconoscimento istituzionale e veicola conoscenza e anche promozione del patrimonio. Del patrimonio culturale. Vedremo quindi come i videogiochi hanno influenzato l'audience, come sono stati recepiti, ma anche quali sono state le politiche territoriali adottate quindi sia dalla classe dirigente territoriale, andando proprio nello specifico del Salento e di Lecce. Sia quali sono le idee degli intellettuali e dei creativi e dei progettisti della cultura che abbiamo qui. In particolare parleremo anche di scambi cross-mediali. Abbiamo degli esperti che hanno lavorato su videogioco e cinema, per esempio videogioco audiovisivo, letteratura e fumetti. Siamo qui, parlavamo prima di crescente riconoscimento istituzionale. Il Game Studies in Italia sono certamente un campo in crescita. Qui all'Unisalento naturalmente abbiamo fatto già esperienza seminariale sui Game Studies e c'è un piccolo grande gruppo di studenti, crescente anche quello, molto molto interessati al tema e che ringrazio di essere qui. Il gioco è conosciuto e riconosciuto come un elemento fondativo dell'esperienza umana. Adesso vediamo come il videogioco trasforma questa esperienza umana. Io lascerò la parola per un breve intervento al professore Ciraci, che parlerà del ciclo che oggi chiudiamo, e poi al professor Luca Bandirali. Volevo anche approfittare di questo momento per ringraziare il Centro Digital Humanities per questa grande opportunità e i professori, gli esperti intervenuti oggi e negli altri eventi e soprattutto tutti i colleghi e le colleghe che si sono profusi impegnandosi veramente al massimo di giorno e di notte con grandissima professionalità per realizzare questo evento. Lascio la parola al professor Ciraci. Grazie, grazie molto Alessia. Sono io che ringrazio tutti voi. Anzi, siccome stiamo concludendo questo appuntamento, voglio ringraziare coloro che hanno moderato i panel, Ilenia Colonna per il panel dell'intelligenza più di, Isabella Hernandez per quello dei media e contenuti, che ha preceduto questo altro che è ancora sui contenuti. Carola Gatto per quello sulle arti e il digitale, e Giulia Miglietta per il testo e il digitale, e Marco Giannotta per il panel sul diritto e il digitale, e ultimo ma non per ultimo quello di filosofia moderato da Patrizia Migiano, che fra l'altro è anche la coordinatrice di questi seminari, che
che sono pensati perché stiamo cercando di preparare il nostro pubblico, i nostri amici al convegno più grande, che è quello ovviamente di gennaio, dal 19 al 21. E però devo dire che non di meno questi seminari sono stati di particolare valore, intanto per i loro relatori, che hanno sicuramente apportato un contributo fondamentale, sono tutti studiosi di clara fama e persone che lavorano anche nel campo. Quindi il mio ringraziamento come rappresentante del centro va a tutti loro innanzitutto. E poi anche grazie alla discussione che ne è nata e alla rete di rapporti che continua comunque a diventare sempre più fitta e sempre più ampia, spero che se ne possano giovare tutti i relatori e tutti i partecipanti. Quindi non mi rimane semplicemente che invitarvi a gennaio a partecipare al convegno, sperando che questi seminari abbiano stimolato il vostro interesse, e con grande piacere passo invece la parola al mio collega, a Luca Bandirali, che è un esperto, come voi sapete, in media e film studies, e saprà sicuramente dire cose più congrue a questo panel di quelle che posso dire io. Vi ringrazio moltissimo. Bene, grazie Fabio, io sarò brevissimo per cedere poi il timone assolutamente a Alessia De Blasi. Io intanto voglio ringraziare le relatrici e i relatori di questo panel. Mi sarebbe piaciuto molto insieme a Riccardo Fassone avere anche Marco Benoit Carbone, che è stato impossibilitato a partecipare, perché diciamo ritengo loro le due voci che in questi anni hanno svolto un'attività fondamentale per l'affermazione di questo subfield di ricerca, che trovo estremamente stimolante, frequentandolo puramente da lettore, ma da lettore attento e stimolato. In particolare devo dire che il libro Every Game is an Island di Riccardo Fassone, che sarà il primo dei relatori, è un libro di grande intelligenza, come tutti i suoi lavori, anche che dialogano tra le discipline del nostro settore, e svolgono oltre diciamo così, ad essere un prodotto di ricerca estremamente rilevante, avvicinano al discorso sul gaming studiosi che ne sono più o meno distanti, e credo che questa dialettica sia strutturale nel nostro settore. Quindi in questo caso ringrazio Riccardo Fassone per essere qui con noi. È evidente che alcuni, come ha già detto Ciraci, alcuni dei nostri relatori di questo ciclo di seminari avrebbero potuto essere tranquillamente dei keynote del convegno di gennaio, e questo è senz'altro uno dei casi. Allo stesso modo mi piace molto il modo in cui con cui Alessia ha costruito il panel, perché il dialogo tra la comunità accademica nazionale e internazionale e la nostra università, in questo caso si concretizza con il contributo di Pietro Iaia, che saluto e ringrazio, e c'è un'altra parte di dialogo, che è quello con il mondo professionale e degli splendidi, magnifici operatori culturali che ci sono sul nostro territorio. E in questo caso mi riferisco a Donata Bologna, che stimo moltissimo, con cui collaboro spesso, e che agisce in uno dei contesti più interessanti del nostro territorio, quello del Polo Bibliomuseale, che è un laboratorio aperto
davvero a istanze di ogni tipo, proprio per volontà del suo direttore Luigi De Luca, è un campo di sperimentazione costante, in cui noi dell'Università del Salento ci ritroviamo spesso felicemente coinvolti, e lo sanno bene insomma, i nostri studenti, che considerano ormai il polo bibliomuseale come un'estensione naturale dello spazio universitario. Ho parlato fin troppo, e invece adesso sono davvero molto molto curioso di seguire i lavori di questo panel, e quindi cedo la parola ad Alessia De Blasi. Perfetto, la ringrazio professore. Allora, cominciamo dal professor Riccardo Fassone, che ha preparato un intervento dal titolo Videogiochi e pratiche memoriali, il caso di Battlefield 1. Sicuramente chi ci segue conoscerà insomma la saga, anche perché molto di recente è uscito un titolo, qualcuno magari l'ha giocato in anteprima, ne abbiamo letto le recensioni. Parlando del professore, prima abbiamo parlato della rivista Game, il professore è redattore e fondatore della rivista, è un ricercatore al Dipartimento di Studi Umanistici all'Università di Torino e si occupa di videogiochi, media digitali, cinema e cultura popolare. Prima parlavamo del professor Carbone che si scusa, tra l'altro non ha potuto prendere parte a questo seminario per un problema tecnico al suo dispositivo, quindi vi riporto le sue scuse. I due professori hanno curato il videogioco in Italia, storie, rappresentazioni, contesti per Mimesis, uscito alla fine del 2020. Poi il libro che citava prima il professore, Free Games and Island, e cinema e videogiochi. Il professore, oltre all'attività di ricerca, affianca anche quella di game designer con un collettivo, Dot20. Ha progettato decine di giochi sia analogici che digitali. Lascio quindi la parola senza indugio al professore. Grazie mille, grazie per queste... Intanto grazie per l'invito, grazie per le introduzioni generosissime sia di Luca che di Alessia, che... alle quali spero di dare seguito in modo sensato, almeno come dire, avete creato delle aspettative che non so se sarò in grado di rispettare, però ci provo. Allora, anche a me dispiace che non ci sia Marco, ma farò del mio meglio per parlare anche in sua voce. Uno dei vantaggi di lavorare molto spesso insieme con Marco è che, diciamo, anche quando c'è soltanto uno di noi due, comunque un pochino è posseduto in qualche modo dallo spirito dell'altro, e quindi anche se Marco non c'è, spero che parlerà attraverso di me, diciamo così. Io condivido ora il mio schermo e così cominciamo a parlare di Battlefield 1. Vediamo se ci riesco. Ok, adesso dovremmo quasi esserci. Allora, dovreste in questo momento essere in grado di vedere il mio Perfetto. schermo. Benissimo, grazie. Allora, come già stato detto, io e Marco abbiamo curato questo libro che si chiama Il videogioco in Italia, che aveva come ambizione non soltanto quella di occuparsi della produzione di videogiochi in Italia, cioè di chi fa i videogiochi, della storia produttiva del videogioco in Italia, ma anche di mappare quei casi in cui l'Italia è al centro della produzione videoludica internazionale, per cercare di offrire qualche riflessione su come dire, l'Italia venga messa in scena nei videogiochi, evidentemente in coerenza, in continuità con una serie storica molto lunga di rappresentazioni dell'Italia nei media, rappresentazioni che hanno caratteri che spesso, diciamo, riconosciamo in continuità tra videogioco, cinema, letteratura, no? Noi parliamo ad esempio del mediterraneismo, di una certa ruralizzazione dell'Italia, di un'astrazione di alcune caratteristiche legate alla classicità o al Rinascimento. Oggi vorrei raccontarvi un case study che è rimasto fuori dal libro, ma a cui tengo molto, che è quello di Battlefield 1, perché è una rappresentazione, diciamo, se non strettamente contemporanea, comunque dell'Italia del Novecento, ed è una rappresentazione dell'Italia del Novecento all'interno di un videogioco molto noto,
che ha anche avuto un impatto significativo e un responso significativo in Italia, con una serie di polemiche che mi sembra interessante perlomeno interrogare o mettere sul tavolo e aprire la discussione. Allora, Battlefield 1 è un videogioco prodotto da Electronic Arts nel 2016, rilasciato nell'estate del 2016, diciamo alla fine dell'estate del 2016, che si inserisce nella saga di Battlefield, una saga di videogiochi in prima persona, quindi cosiddetti first person shooter, ambientati all'interno di vari conflitti. Questo in particolare è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, una scelta che di per sé è piuttosto, diciamo, bizzarro, perlomeno inusuale, nella misura in cui una delle convenzioni più note tra chi si occupa di giochi di strategia e in generale di giochi bellici, o una delle, diciamo, delle credenze più diffuse, è che la Prima Guerra Mondiale sia una guerra molto difficile da rendere in chiave ludica, perché è una guerra che dal punto di vista strategico non offre particolari appigli, è una guerra particolarmente statica per certi versi, è una guerra, diciamo, come dire, conoscenza comune, nozione comune che la Prima Guerra Mondiale sia la prima vera guerra tecnologicizzata, e quindi quella in cui la strategia cede il passo alla supremazia tecnologica degli strumenti di offesa. E quindi il fatto che un videogioco venga ambientato in questa guerra, durante questo conflitto, ha di per sé fatto sollevare qualche sopracciglio, anche per un'altra questione, e cioè che la Prima Guerra Mondiale è, come dire, un conflitto fortemente memorializzato, soprattutto in Europa, evidentemente, oggetto di una come dire, di un atteggiamento memoriale spesso sacralizzante, su questo soprattutto in Inghilterra, ma in molti altri contesti europei, in parte anche in Italia, e quindi, come dire, l'affiancamento gioco e un conflitto che ha queste caratteristiche, almeno nella sua dimensione memoriale, ha posto qualche problema di cui ora parleremo. Quello che accade nel modo in cui Battlefield 1 mette in scena la Prima Guerra Mondiale è evidentemente un tentativo da parte di Electronic Arts di porsi in continuità con una certa retorica, con una certa narrativa della, diciamo, della cultura storica divulgativa, della popular history sulla Prima Guerra Mondiale, tant'è che il primo cartello, la prima diapositiva che vediamo quando accediamo al gioco, dopo una sequenza introduttiva, è questa: What follows is frontline combat, you're not expected to survive. Almeno in termini retorici, quello che Electronic Arts fa è in qualche modo cercare di depotenziare il discorso, diciamo, di power fantasy, di dominio, di controllo e di, come dire, supremazia che di solito si attribuisce ai giocatori nei videogiochi in first person, in prima persona, in cui appunto i giocatori sono spesso, come dire, in posizione di controllo rispetto a un mondo che è tutto da distruggere, tutto da offendere, tutto da, come dire, da sopraffare. Invece in questo caso sembrerebbe dirci Electronic Arts, anche il giocatore che gioca la Prima Guerra Mondiale si trova nei panni del soldato, almeno della figura che retoricamente è attribuita al soldato della Prima Guerra Mondiale, quello che sta in una trincea is not expected to survive, una guerra così spietata che come dire, che non concede spazio a eroismi o a, appunto, dimostrazioni di supereroismo videoludico. Tant'è che la sequenza introduttiva del gioco, una sequenza non interattiva, si conclude con questa immagine: due soldati al fronte, plausibilmente in Francia, che si puntano la baionetta, dandoci l'idea, in mezzo a questa distesa di cadaveri, in un panorama completamente distrutto di macerie e di ruderi, come a dirci, come dire, come a riportare ancora una volta il discorso, i termini del discorso all'interno di questo aspetto memoriale ormai standardizzato, diciamo ormai cristallizzato rispetto alla Prima Guerra Mondiale, come una guerra senza, di fatto, senza eroismi e senza via di scampo per chi la combatte.
questa la presentazione di Battlefield 1, che avviene attraverso una serie di trailer e di eventi dimostrativi che avvengono nell'estate del 2016, si scontra da subito con quello che sarà poi, come dire, il nucleo dei discorsi sociali intorno a questo gioco, cioè l'idea che fare un videogioco sulla Prima Guerra Mondiale sia in sé un'operazione, come dire, diciamo di cattivo gusto, per usare una perifrasi di senso comune, ma in ogni caso irrispettosa, tant'è che nei mesi di queste presentazioni l'International Business Times titola EA's Battlefield 1 presentation at E3 was a masterclass in poor taste. E3 è il più importante, era, diciamo, in tempi pre-pandemici, il più importante convention di presentazione dei nuovi videogiochi, una convention rivolta al mercato, diciamo, in grande parte, e questo articolo ci dice proprio questa spettacolarizzazione della Prima Guerra Mondiale, la sua trasformazione in un videogioco, la sua, come dire, desacralizzazione attraverso la produzione di un videogioco è a masterclass in poor taste, quindi, come dire, il massimo possibile del cattivo gusto, dell'assenza di rispetto. Questo discorso sociale, che merita, secondo me, un approfondimento, e lo faremo ora con il caso italiano, si tramanda e, come dire, prende corpo a partire da una serie di caratteristiche interne, una serie di caratteristiche inerenti a questo videogioco, ma ancora di più, io credo, a partire dal fatto che è il gioco stesso come attività a essere considerata, come dire, incompatibile con la rappresentazione di una memoria sacralizzata, di una memoria in qualche modo considerata ieratica, considerata sacra per certi versi. Posizione che è bizzarra dal mio punto di vista, se uno conosce la storia degli studi, non solo novecenteschi, ma anche precedenti sul gioco, che in gran parte viene fatta coincidere come attività quella ludica con quella rituale, no? Le sovrapposizioni tra gioco e ritualità, tra atteggiamento ludico e atteggiamento sacrale sono moltissime, le si ritrovano nella gran parte degli studiosi del gioco, da Huizinga in qua, ma, come dire, questa è evidentemente una lettura, come dire, che presuppone un ragionamento sul gioco decisamente più complesso di quello che, per ragioni anche comprensibili, viene fatto nella produzione critica intorno a questo videogioco. Allora, come funziona Battlefield 1? Come fa Battlefield 1 a rappresentare un conflitto così complesso, così stratificato come la Prima Guerra Mondiale? Lo fa attraverso un espediente narrativo abbastanza interessante da un certo punto di vista, che è quello delle cosiddette war stories. Cioè il giocatore non interpreta un personaggio per tutto il gioco, ma interpreta una serie di personaggi calati in diversi contesti, in diversi teatri di guerra. Questo artificio narrativo retorico è decisamente in continuità con la memorialistica e con la produzione letteraria intorno alla Prima Guerra Mondiale, che si concentra su specifici teatri di guerra, perché gli specifici teatri di guerra della Prima Guerra Mondiale sono tra loro molto diversi. La Prima Guerra Mondiale non ha, come dire, almeno nella narrazione popolare, nella narrazione divulgativa, non ha un'unità, come dire, concettuale narrativa, ma ha una serie di scenari tra loro molto diversi. Una di queste war stories, ed è quella su cui vorrei offrire qualche riflessione, perché è coerente con i temi del libro che ho curato con Marco, è quella cosiddetta, intitolata, lo vedete in questa slide, Avanti Savoia. Avanti Savoia è una missione ambientata sul Monte Grappa, quindi in uno dei teatri della Prima Guerra Mondiale sul fronte italo-austriaco, in cui il nostro giocatore interpreta Vincenzo Cocchiola, un ardito, quindi parte del corpo speciale degli alpini, degli arditi, che combatte sul fronte di Monte Grappa, un fronte che sappiamo essere non particolarmente spettacolare da un certo punto di vista, perché è veramente l'esempio della staticità delle battaglie della Prima Guerra Mondiale. Su quel fronte si contendono poche centinaia di metri per diversi mesi tra italiani e austriaci, ma l'idea è di combattere nei panni di questo ardito, di questo
membro dei corpi speciali degli alpini che, come dire, da solo, controllato dal giocatore evidentemente, però sgomina un reggimento di austriaci, spara agli aerei austriaci e li fa precipitare, salva in totale autonomia i suoi compagni alpini, insomma, come dire, nonostante Battlefield 1 replichi alcune caratteristiche della memorialistica della Prima Guerra Mondiale, quindi la disperazione, il you're not expected to survive, come dire, l'aspetto anche drammatico del combattimento in trincea, questa missione ci mette nei panni di una specie di supereroe videoludico, di uno che effettivamente ha quel controllo e quella possibilità di influenza sul mondo virtuale circostante davvero sotto controllo. Cosa succede però? Succede che all'uscita di questo gioco, quando ci si accorge che c'è una missione ambientata su Monte Grappa, lo stesso tipo di polemiche che abbiamo visto prima nelle pagine del Business Times avvengono in una scala minore, ma comunque significativa anche in Italia. Il Corriere della Sera, nella sua edizione veneta, nell'autunno del 2016, titola "Videogame di guerra sul Grappa esplode la polemica degli alpini". Questo perché il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, avendo saputo che questo videogioco rappresentava quella che è in effetti una battaglia per certi versi sacralizzata, soprattutto nel contesto militare italiano, si esprime così. Dice: ovvio che sono contrario ad una cosa del genere. Non ci sembra affatto il caso di trasformare un luogo sacro in un videogioco. Allora, vedete come l'idea di sacralità ritorni anche in termini semantici, diciamo, nel lessico utilizzato da questo dirigente di un corpo militare, ma non perché, almeno non esplicitamente perché il videogioco sia considerato, questo videogioco sia considerato oggetto o portatore di una ricostruzione storica fantasiosa o speculativa o eccessivamente controfattuale, ma per il fatto stesso che sia un videogioco, cioè per il fatto stesso che sia un medium ritenuto inadatto all'approccio rispetto a un fatto storico di questo tipo. Quindi, come dire, il problema è il medium, non tanto il contenuto, non tanto il fatto che la ricostruzione storica sia più o meno attendibile, cosa che non è particolarmente, a dire la verità. Sulla stessa linea di espressione, come dire, si esprime anche Luca Zaio, il presidente del Veneto, che dice: non si può accettare la modernità fino a questo punto, fino al sacrilegio. Ancora una volta, come vedete, il campo semantico è quello della sacralità opposta alla ludicità, in termini che sono strani per chi studia il gioco, me ne rendo conto. Addirittura il senatore di Forza Italia, Giovanni Piccoli, senatore dell'area veneta, quindi, come dire, legato al territorio evidentemente, che fa gli interessi del territorio che rappresenta, dice: da quando la NAIA è stata abolita, strano riferimento, c'è la necessità di trasmettere nuovi valori educativi. Concetti come quelli di patria, difesa e sicurezza non possono essere lasciati a un videogame. Di nuovo l'idea che il problema sia il fatto che è un videogame, non che sia un videogame che fa un certo tipo di discorso storico. E qui, come dire, e poi mi taccio perché sono già quasi alla fine dei miei 15 minuti, e qui però c'è la domanda che mi pongo, e cioè: abbiamo detto, il nostro amico Vincenzo Cocchiola, il protagonista di questo segmento di Battlefield 1, è una specie di super ardito. È questo personaggio che con una sola... Questo è uno screenshot della mia partita, quindi mi scuserete se è un po', sfocato. È un personaggio, come dire, del tutto incoerente con la narrazione storica dei fatti di Monte Grappa, dove veramente poveracci al freddo si sono combattuti 100 metri per alcuni mesi. È uno che abbatte gli aerei con una sola mitragliatrice, sgomina un corpo di Austria, ci salva gli alpini. È per certi versi una versione dell'alpino, dell'ardito che sta su Monte Grappa, molto aderente alla versione che ne darà la propaganda fascista sulla Prima Guerra Mondiale. Noi sappiamo che il primo fascismo memorializza in un certo modo la Prima Guerra Mondiale proprio a partire dall'interesse per le gesta degli arditi, che sono considerati dei padri di questo nazionalismo marziale, come dire, di una certa idea di patria, di una certa idea di efficacia militare italiana. Tant'è che lo stesso videogioco, quando presenta questa missione, lo fa in termini, direi, celebrativi del corpo degli arditi. Dice che le forze regolari
scavano le trincee, ma c'è anche a unit that specializes in high risk tactics. They are called the Arditi. L'idea che gli Arditi siano dei superalpini, dei supereroi all'interno di questa guerra. Con il loro motto, utilizzato anche nel gioco, questo motto in realtà plausibilmente è apocrifo, nel senso che il motto reale sarebbe o il piave o tutti accoppati, ma c'è addirittura un testo di epoca fascista che lo riporta così. Quindi io suppongo che chi ha fatto Battlefield 1 abbia studiato anche su quel testo. Dice il motto degli Arditi è o la vittoria o tutti accoppati, we either win or we all die. E allora la domanda con cui vi lascio è questa. Non è che la polemica nata intorno a Battlefield 1 rispetto al fatto che il videogioco sia o meno un medium adatto per parlare di storia, in particolare di un certo tipo di storia, essendo una polemica fatta in larga parte da forze politiche, diciamo, dello spettro dell'arco molto ampio e molto complesso del post-fascismo in Italia, tutto sommato non abbia fatto l'errore di non vedere che la rappresentazione di Battlefield 1 della Prima Guerra Mondiale, dell'arditismo, è per certi versi un alleato di quella retorica nazionalista, post-fascista, la naja obbligatoria, come ci dice il senatore Piccoli, il concetto di patria, eccetera, eccetera, e quindi non si sia in qualche modo scagliata contro un oggetto che per certi versi è, in modo, dal mio punto di vista sinistro, preoccupante, in realtà tendeva una mano a quel genere di memorializzazione nazionalista della Prima Guerra Mondiale. Allora, l'idea che il videogioco non possa toccare i temi importanti della storia è ovviamente problematica dal punto di vista di chi li fa e di chi li studia. Ancora più problematico è il fatto che, come dire, i videogiochi che toccano questi temi spesso lo facciano a partire da prospettive che sono politicamente allineati con una certa retorica che in questo caso è radicalmente nazionalista, esclusiva, post-fascista e via così. Io devo dire che non ho più molto da dire, ho finito, sono felice di lasciarvi con una domanda piuttosto che con una certezza che io non ho rispetto a questa questione, e sono felice di sentire le vostre domande se ce ne saranno e di discutere con voi. E ancora vi ringrazio per questo invito, per me è molto prezioso. Grazie mille. Perfetto, grazie mille professore. Il ricordo a tutti gli studenti connessi che alla fine potranno anche presentare un contributo, provare, insomma, dare anche un'interpretazione alla luce dei loro studi e della loro esperienza, o fare anche delle domande al professore. Lo facciamo alla fine dei tre interventi, scrivendo nella chat. I tre relatori sono disponibili. E so che ce ne saranno perché conoscono la saga, si tratta di una saga anche di grandissimo successo, tra l'altro, quindi non dubito che arriveranno. Allora, passiamo al prossimo intervento, quello della dottoressa Donata Bologna. Allora, il titolo di questo seminario era Costruire mondi possibili, e il progetto di cui ci parlerà la dottoressa è proprio sulla costruzione, tra l'altro, perché uno dei progetti di cui si è occupata riguarda il gioco Minecraft, quindi della costruzione a blocchi. Presentando un po' Donata Bologna, l'intervento si chiama Giocare è una cosa seria, anomalie nella progettazione partecipata per gli spazi culturali. Donata Bologna è una visual designer senior che vive e lavora in Italia. È mamma di due figli, ama i colori, i pattern geometrici e la bicicletta. Nel 2020 ha sviluppato con il suo team di Città Fertile e altri partner il progetto Bricks for City, gioco di interazione tra la città e il museo, quello di cui vi parlavo. Ha ideato e realizzato progetti di design urbano, ciclopica, sci urbane, vincitori di numerosi finanziamenti e riconoscimenti. Si occupa di identità, processi, progetti, allestimento, editoria, progetti grafici, campagne di comunicazione, spesso in ambito culturale, sociale e ambientale. Sono moltissimi gli enti territoriali e non per cui ha lavorato e con cui ha collaborato, da cui è stata anche premiata, tra l'altro. Molti progetti riguardavano anche l'Università del Salento. Parliamo in questo caso di come il videogioco ha trasformato la realtà. Parliamo di qualcosa che abbiamo magari già affrontato durante questo ciclo, cioè le interazioni tra informatica e beni culturali, e quindi fruizione della cultura. In un modo veramente molto molto originale e coinvolgente, fin
coinvolgendo bambini proprio di in tenera età fino a coinvolgere fasce molto più grandi e molto più adulte, compresi anche studenti universitari. Lascio la parola alla dottoressa Bologna. Vi ringrazio molto per questa presentazione e ringrazio chi mi ha preceduto. Sono molto felice di essere qui a raccontarvi un po' quello che ho fatto e che ho fatto in modo corale con altri personaggi che adesso scoprirete durante il mio racconto. Io vorrei portarvi qui due casi e vorrei un attimo connettermi al discorso che faceva il professor Fassone prima sulla sacralità. Sono qui in doppia veste, lavoro sia nel Polo Bibliomuseale di Lecce, nel Museo Castromediano, sia per il gruppo tecnico Città Fertile, però nel museo ci occupiamo di sacralità. Ci sono tantissimi oggetti, insomma, che hanno una storia immensa e tante storie da raccontare. E il fatto di aver dissacrato questa fruizione replicando gli spazi del Museo Castromediano dentro un videogioco come Minecraft e di aver accolto così tanti pareri positivi, ma non soltanto da chi si occupa di questo, della fruizione dei beni culturali, ma anche dei partecipanti. Abbiamo lavorato con bambini in età scolare e con giovani under 30 che ci hanno proprio dato una mano per mettere sul progetto. Insomma, e nell'altro caso che vi porto oggi abbiamo attraversato il territorio utilizzando un gioco. Insomma, anche in questo caso dissacrare o comunque porre al centro l'oggetto, il bene culturale e la storia nel caso precedente o l'arte, insomma, la bellezza, è secondo me di fondamentale importanza per arricchire i punti di vista e per arricchire un dialogo e la valorizzazione di conseguenza. Allora, vi racconto, io mi occupo di comunicazione visiva, quindi parlo per immagini, allora mi cerco di condividere lo schermo giusto. Ve lo vedete? Vediamo lo schermo condiviso, prego. Ok, però mi è sparito tutto. Ok, mi è sparito tutto. Alessia, mi puoi dare una mano tu, per favore? Perché si è chiuso tutto e non Ok, mi sembra un po' difficile. adesso si è condiviso, ci mette qualche secondo, ma adesso vediamo il tuo schermo, adesso vediamo anche le slide, perfetto. Perfetto, ok, benissimo, grazie, scusate per l'attesa. Dunque, io vi porto questi due casi e sono un gioco urbano, anzi extraurbano, che si chiama Salento Ciclo Game, di cui vi parlerò molto brevemente, e poi il secondo caso, molto più recente, che si chiama Bricks for City, il progetto che ha presentato prima Alessia. Stiamo parlando di due esperimenti, il primo è stato replicato 3 volte, credo. Però il Bricks for City è unico, finora ancora abbiamo avuto una sola edizione. Abbiamo fatto una cosa, nel caso di Silent Ciclo Game, un po' prendendo spunto da un gioco urbano che si chiamava Critical City Uploads, non so se lo conoscete, era un sito dove si giocava, si facevano delle cose vere, e però si giocava online. Noi abbiamo utilizzato i social network come strumento di gioco e abbiamo diciamo, invitato centinaia di persone in ognuna delle edizioni a attraversare un territorio costellato di tappe, che erano i beni culturali che volevamo che si valorizzassero, e nel frattempo questi soggetti dovevano fare dei giochi con le persone, con le piazze, nelle case delle persone, dovevano farsi invitare a pranzo, dovevano farsi delle foto con i vecchietti che gli facevano assaggiare il vino e tutta una serie di altre azioni per fruire il territorio. Ora, ho portato anche dei video, però in realtà volevo andare molto veloce perché ho pochi minuti, vorrei soffermarmi di più su una cosa un po' più tecnica, magari mi interessa di più. E quindi supero anche perché si vede abbastanza sgranato, su Silent Ciclo Game, diciamo, speriamo di riprenderlo, è stato anche alla Biennale della città pubblica a Roma, quindi diciamo è stato presentato in vari espedienti, però non è stato, diciamo, non è stato più replicato perché è abbastanza intenso come lavoro. Questo che vedete qui invece si chiama Bricks for City, è un progetto che abbiamo affrontato
nel Polo Bibliomuseale di Lecce, in particolare nel Museo Castromediano, insieme con un team di altre realtà. Chi si è occupato della promozione nei giovani, come Lynx, Artem, il co-working del museo, ci ha fornito alcuni spazi, Bricks for Biz, che è un metodo, ci ha fornito gli strumenti. Insomma, diciamo che un coro di tante persone hanno dato una mano per portare avanti questo progetto. Qui vediamo un'immagine molto, molto significativa. Vediamo a sinistra una foto del Museo Castromediano e a destra la replica del modello virtuale del Museo Castromediano, che è in Minecraft, in un server che abbiamo preso. Questo progetto è stato molto molto ben accolto dal museo, dal mio direttore Luigi De Luca, che porta i suoi saluti, e ha ospitato durante una fase molto speciale del museo, in cui il museo era chiuso per motivi di lockdown. Nonostante questa chiusura, in cui gli spazi culturali erano accessibili e dovevamo stare ognuno a casa sua, in questa situazione abbiamo potuto fruire del museo e poter dialogare con gli esperti, poter dialogare con gli artisti che lo abitano. Abbiamo fatto dei sopralluoghi virtuali, abbiamo parlato con i tecnici per avere le planimetrie, insomma siamo riusciti a far entrare le persone che hanno partecipato al gioco dentro il museo, come dei veri fruitori, anzi addirittura come coprogettisti. Bricks for City quindi ha voluto, oltre agli aspetti tecnici della ricostruzione che adesso vi spiegherò, porre al centro il bene culturale che era il museo e proporre a una serie di target di persone la riqualificazione di questo attraverso degli strumenti di progettazione partecipata, perché uno dei partner è Città Fertile, che si occupa di questo, quindi noi ci teniamo molto a ripensare gli spazi in modo condiviso e partecipato. Qui spiego un po' chi è che l'ha fatto, ma ve l'ho detto anche prima, c'è un gruppo multidisciplinare, sociologi, urbanisti, architetti, designer, esperti di team building, esperti di Minecraft, insomma un po' di persone, di professionisti, e l'ambiente virtuale in cui è stato ricostruito il museo è Minecraft, e non è stato il solo strumento tecnologico che abbiamo usato, ne abbiamo usato diversi e in parallelo. Abbiamo usato anche il Discord per comunicare tra noi in modo audio, in modo che potevamo stare sul videogioco liberamente. Abbiamo usato anche degli strumenti di metodologia partecipata, come per esempio l'EASV, che è uno strumento di progettazione del futuro, cioè si sviluppa un nuovo contesto da qui a 10 anni, anzi fra 10 anni, e si immagina uno scenario utopico e uno scenario distopico. Attraverso la visualizzazione di questi due scenari, sempre insieme ovviamente con le persone, si prova a stabilire e a incastrare le varie visioni in una sola. Attraverso questa metodologia, quindi fatta fuori da Minecraft, attraverso dei muri virtuali, Padlet, mural, eccetera, siamo riusciti a dare un senso alle visioni individuali e disegnare 4 progetti. Oltre a questo diciamo, obiettivo, che il quale è stato acquisito dal museo, e i 4 progetti saranno, quando sarà il momento, sviluppati in qualche modo, i partecipanti coinvolti, quindi il museo è stato accogliente rispetto a queste proposte. Questo gioco ha avuto diversi altri obiettivi che qui provo a raccontarvi. Un nuovo rapporto tra il museo e la città. Non ho detto che il progetto Bricks for City si colloca nel finanziamento di Puglia Partecipa, di Regione Puglia, che ha quindi finanziava la partecipazione, la coprogettazione, che voleva valorizzare in qualche modo la presenza periferica del museo in città. Nonostante sia in pieno centro, il museo di fatto si trova all'esterno rispetto all'area turistica e di scambio culturale che c'è invece nel centro storico, quello che noi conosciamo come centro storico di Lecce.
c'è la stazione vicino, insomma, nonostante per le qualità urbanistiche del museo, il museo dovrebbe essere molto più vissuto da tutti, abbiamo cercato di valorizzare per questo gli spazi esterni, perché ci sembrava opportuno dare un senso di verde a quel brano di città. Quindi abbiamo fornito una serie di toolkit, tra cui anche studi legati ai flussi del contesto, legati ai flussi interni del museo, grazie al direttore che si è prestato nell'accogliere questi tour virtuali. E un altro obiettivo che abbiamo raggiunto è la cittadinanza attiva. Siamo riusciti tramite due call pubbliche a raccogliere 15 giovani under 30 che hanno partecipato attivamente in modo proattivo alla definizione del progetto. Grazie al fatto che c'era il lockdown, abbiamo aperto il La Colla a tutta Italia e hanno partecipato persone da ovunque. Siamo riusciti e queste persone ancora sono tuttora in contatto con noi e alcuni di loro sono diventati parte di una consulta di giovani del Polo Biblio-Museale. Quindi questa cittadinanza attiva è diventata solida, è diventata una cosa reale e tangibile, oltre al progetto, quindi ha dato seguito. E infine abbiamo fatto la seconda call, prevedeva l'inclusione di 10 famiglie con i bambini. Queste velocemente sono le fasi del progetto, insomma non ve le sto qui a spiegare perché tendenzialmente c'è stata un'evoluzione molto molto serrata perché non riuscivamo a contenere la voglia di progettare dei ragazzi che hanno partecipato, cioè Minecraft è stato un grande attrattore, cioè, ci è servito tantissimo per avere uno spazio virtuale così interessante da non riuscire a contenere l'agenda fittissima che ci è stata richiesta. Insomma, sui risultati, più o meno ve li ho già raccontati, ma tendenzialmente il plastico su Minecraft è un risultato, diciamo, a cui io tengo molto e spesso quando c'è qualche artista che deve fare delle attività al museo, io propongo anche quello come spazio virtuale di progettazione. Quindi non è soltanto uno spazio di gioco, ma è uno spazio dello stare. E laddove non è stato possibile fare una festa, invitare questi giovani a prendere le misure oppure semplicemente a fare una visita al museo, abbiamo organizzato una festa dentro il videogioco con tanto di, come si chiamano, le luci colorate, la musica, insomma, è stata veramente un'esperienza interessante. Quindi sicuramente il coinvolgimento, la partecipazione, la coprogettazione e poi i progetti che vi dicevo prima, che riguardano questi ambiti. Il progetto ha avuto una eco importante, siamo usciti su diverse testate a livello anche nazionale. E un'altra grande, diciamo, importante passaggio è stata il coinvolgimento di, non mi ricordo se erano 15 stakeholder, erano persone, amici del museo, persone che vivono nel museo e che progettano insieme a noi, artisti che hanno fatto mostre, professori universitari che hanno sviluppato delle parti dell'allestimento, insomma. Giornalisti che si occupano di cultura alle nostre latitudini sono stati presi e intervistati con lunghe interviste e report da parte del gruppo di Under 30 e quindi diciamo che si è costruito non soltanto un habitat progettuale dentro lo spazio virtuale e nel museo, ma anche a livello relazionale, quindi non è soltanto una eco per il pubblico, ma anche proprio un rafforzamento delle relazioni tra le persone che abitano già questi beni culturali. Insomma, vorrei farvi vedere questo video, che è una sintesi rapida di quello che è successo. Bricks for City, gioco di interazione tra la città e il museo. E noi abbiamo fatto questa scommessa, cioè Sì, direttore. sostanzialmente di inserire il museo dentro la trasformazione urbana, anzi di farlo diventare elemento della trasformazione urbana. Credo nel videogioco come arte,
e come parte integrante dell'esperienza culturale. L'approccio alla progettazione urbana partecipata? Non ho mai avuto modo di prendere parte ad un'iniziativa di progettazione partecipata. Mi interessano di varie tematiche, tra cui la psicologia dell'emergenza e anche del riutilizzo degli spazi abbandonati e dei luoghi dell'abitare. Due delle mie più grandi passioni, l'ambito culturale e il mondo Lego. Conoscere persone nuove e imparare qualcosa di nuovo. Di una rigenerazione che renda gli spazi che viviamo più accessibili a tutti. Penso che possano arricchire le mie competenze di architetto e di mamma. E sicuramente migliorare il rapporto che il museo ha con noi. L'arte, la tecnologia e la natura. Sono un archeologo, ho 25 anni, amo molti Lego ed è per questo che ho deciso di candidarmi per questa esperienza. Lavoro sulla digitalizzazione del patrimonio culturale. Non vedo l'ora di costruire con voi. Come vedete, i giovani avevano delle competenze trasversali e che hanno potuto arricchire tantissimo la narrazione. Ha cercato di entrare nel museo e aggiornarsi al passo con i tempi. Con la progettazione partecipata del museo. Mi sono reso conto che abbiamo diverse concezioni di margine. Mi piace molto l'idea di riuscire a prendere, bambini, ma allo stesso tempo giocare al videogioco. Ho giocato con colleghi, è ancora più divertente. Mi piace molto costruire e vorrei fare tantissimo la città nel museo. È davvero molto divertente, molto istruttivo. Abbiamo reso il museo più bello e più carino. Mi piacciono i libri di Minecraft, scrivere commenti. I bambini hanno avuto una capacità di visione. Ho accettato la proposta di papà per partecipare a questo corso. A me piace Minecraft e Lego, ma soprattutto adoro disegnare e spero di divertirmi con tutti gli altri bambini. Prenderete la macchina del tempo e andrete nel 2031. Ma come facciamo a viaggiare nel tempo? Cioè, Alice la sta prendendo sul serio questa cosa. In realtà non prenderete una sola macchina del tempo, ne prenderete due. Una per andare nel 2031 e vedere una legge meravigliosa. E poi invece ne prenderete un'altra che va sempre nel 2031, però questa volta trova una legge che è un bel po' di disastrata. C'è il tuo avatar da grande, invece dove sei ti fanno vedere la cosa che vorresti vedere. Un anno nel museo dedicato un po' allo svago. E questo è il museo. Questo allora, è già il museo, ragazzi, progettato. Poi dovremmo decidere i materiali. Lei è più verosimili, diciamo, tutor di Minecraft. Che ci piacciono di più, quelli che rendono meglio. Praticamente controllate bene le distanze, controllate a tutti i partecipanti questo. Vuoi vedere tu cosa hai costruito? Questi qua siamo stati noi del gruppo blu. E questa è la visualizzazione dei progetti. Nel museo delle panchine. Ci ho messo le lanterne e ci ho messo le vetrate. Poi le panchine hanno tipo sopra i pannelli solari e le lanterne che si accendono e si spengono di sera. La cosa interessante è che eravamo tutti lì con i nostri avatar a progettare insieme. È stata una cosa molto emozionante in un momento di lockdown. Ovviamente voi vedete la riqualificazione che è stata fatta dai bambini, quindi è molto barocco. Quindi abbiamo deciso di produrre noi quello che serve, le materie prime per il punto ristoro del museo. Questo qui è il nostro giardino etnobotanico. A me è piaciuto molto quando ho fatto la vetrata del tetto della serra e mi è piaciuto molto anche mettere le piante dell'orto botanico. È stupendo, bellissimo, sì. Io e Jacopo abbiamo lavorato per lo più sul muro. Insomma, sono arrivate ai 15 minuti, forse li ho superati, però volevo insomma darvi l'idea di quello che è avvenuto. Dentro la narrazione del videogioco ci sono tutti i progetti raccontati attraverso questi piccoli avatar che appaiono. Insomma, diciamo che è proprio un modello virtuale attraversabile. Insomma, vi lascio con questa schermata che spero vedrete, in cui sono presenti, spero di non aver dimenticato nessuno, tutte le persone che hanno partecipato.
a questa esperienza e vi ringrazio tantissimo per avermi invitato e per raccontarvelo. Ovviamente Città Fertile sia Città Fertile sia il museo sono disponibili per dare maggiori informazioni, per sperimentare ancora, insomma siamo un gruppo che ci piace confrontarci e aprirci a nuove sfide. Vi ringraziamo, buona serata. Grazie mille, grazie mille. Io tra l'altro ricordo con particolare affetto questo progetto a cui ho partecipato ed è veramente qualcosa che si può iscrivere alla riappropriazione dello spazio culturale, al farlo proprio e a viverlo, e, all'immaginarlo come qualcosa di proprio, come un'estensione dell'ambiente che consideriamo nostro. E, tutto ciò avviene in modo, facilitato da tutto questo processo, avviene in modo assolutamente non forzato, porta a un reale risultato di vivere l'ambiente, per quanto ambiente virtuale. Quindi grazie mille e speriamo di vedere anche altri progetti del genere, tra l'altro con questa vitalità. Passiamo adesso al professor Pietro Iaia, che è, immagino, anche il professore di molti dei partecipanti studenti. L'intervento si chiama Strategie linguistiche di caratterizzazione socioculturale nella localizzazione dei videogiochi. Immagino che la maggior parte di voi saprà che localizzazione è molto molto di più che traduzione, semplice traduzione. È una traduzione che tiene conto anche di moltissimi aspetti linguistici e culturali soprattutto. Volevo solo riportare una moda, diciamo, una tendenza degli streamer in questo momento su Twitch, che per cogliere tutte le sfumature della localizzazione decidono di giocare doppiamente a un gioco in più lingue per cercare tutti i riferimenti specifici ed eventuali altre costruzioni di significato. Il professor Pietro Luigi Iaia è ricercatore di linguistica inglese e traduzione del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salento. I suoi interessi di ricerca includono, tra gli altri, la traduzione audiovisiva, gli usi dell'inglese lingua franca nella comunicazione e traduzione multimediale e appunto la localizzazione dei videogiochi. Gli lascio subito la parola. Alessia, grazie tante, grazie per l'invito, grazie a Fabio, grazie a tutti. Poi lo dico subito pubblicamente, insomma sono contento di come Alessia e le altre ragazze hanno lavorato a questo ciclo di seminari, e sono veramente contento, ho fatto un lavoraccio, lo dico subito, lo dico prima, lo dico in pubblico, così siamo, insomma lo sanno tutti. E poi ringrazio anche i colleghi, perché i due interventi che vanno preceduti in realtà poi si legano anche a quello che vado a dire. Io darò più una prospettiva dal punto di vista dei translation studies, no? Potremmo dire traduttologica, però quello che diceva Alessia è vero, cioè la localizzazione è un qualcosa in più di una semplice traduzione. Stasera parleremo anche proprio di transcreazione, che è ancora altro, e di base, quando io ho a che fare con gli studenti, sì, sostanzialmente cerco sempre di far capire loro che tradurre comporta molto più che provare a aprire un vocabolario, un dizionario e basta. E, il fatto che su Twitch si provi a videogiocare più versioni mi ricordo un po' con orrore quello che accadeva da Lost in poi, no? Quando si sono viste le serie sottotitolate o tradotte in più lingue. Dico con orrore perché poi quello da un lato ha dato il via ai fan subtitles, ai fan dubbing, tutto ciò che era di positivo, ma al tempo stesso poi ha reso tutti esperti, e questo insomma non sempre è vero. Alcune scelte di traduzione, sebbene molto libere, sono in realtà essenziali, no? Sono a volte le uniche scelte possibili o tra le poche scelte possibili. Stasera ne vediamo alcune. Vado subito al contenuto in modo da non perdere tempo. Spero che si veda il mio schermo. Ad ogni modo, si vede Alessia? Sì, posso andare? Immagino di sì.
Ad ogni modo, sì, si vede, perfetto. Grazie, grazie mille. Ad ogni modo, questa presentazione potrebbe avere un titolo ombra, no? Un po' come i governi ombra. Allora, il titolo ombra potrebbe essere, perché la conferenza madre, la IUCD, ha a che fare con le intersezioni, potrebbe essere LLVG, ovvero che mi ha portato a fare sopra i mondi virtuali, se non mi traduci più in modo strano, un'intersezione con FFSS di Arbore e Benigni, che mi ha portato a fare sopra Posillipo, se non mi vuoi più bene, no? Ecco. La motivazione principale è che i mondi virtuali, e l'intervento del professore Fassone, anche poi della dottoressa, l'hanno dimostrato, i mondi virtuali non sono sempre slegati, no? Anzi sono affatto slegati dai mondi fisici, e i processi di creazione, ricezione, di traduzione dei testi sono dei fenomeni comunicativi che si possono rileggere anche in chiave cognitivo-funzionale. Questa lettura rimane anche nella localizzazione dei videogiochi. Localizzazione, che è un po' un termine ombrello che racchiude varie forme di resa linguistica, dalle più classiche alle più libere. Le più libere sono appunto quelle tipo la transcreazione, questa transcreation. E sostanzialmente tutto ciò comporta l'essere consapevoli del fatto che i contesti socioculturali e linguistici, e quindi anche ideologici, influenzano la traduzione dei videogiochi. La game localization è una delle pratiche dette GILT, cioè qualcosa che debba rendere un prodotto global ready, e capite bene quanto possa essere difficile rendere un prodotto nato per un pubblico giapponese global ready. Adesso con gli anni si stanno perfezionando alcune scelte, ma all'inizio rappresentavano delle vere e proprie sfide, e la sfida è già quella tecnologica, perché la game localization in realtà è una forma ibrida tra la screen translation, un doppiaggio sottotitolaggio classico, e la software translation, perché di fatto occorre saper lavorare con le interfacce, occorre saper lavorare con i CAT tools, occorre combinare language translation e software engineering, perché le stringhe di testo devono comunque entrare in uno spazio che magari inizialmente era stato pensato per lingue non simili all'inglese, non simili all'italiano. La transcreation è tra le strategie principali di localizzazione, sostanzialmente neanche questo è qualcosa di nuovo, perché è stato applicato principalmente per la traduzione dei testi sacri e poi delle pubblicità, e è una forma di traduzione che può anche contenere, leggete, dei cambi radicali, delle appropriazioni, delle ibridazioni trasgressive rispetto alla volontà dell'autore. Diciamo che il traduttore può sostituire testi, riferimenti che ritiene troppo specifici da una prospettiva culturale, per fare in modo che quel videogioco funzioni anche per il target, per la target audience, per il pubblico di destinazione della versione tradotta, della versione nuova. E quindi questo dimostra ancora una volta come i mondi virtuali non sono slegati dal mondo fisico. Abbiamo ascoltato, no, il caso di Battlefield, in realtà ce ne sono molti altri, qualcuno lo cito anch'io stasera, e proprio questo dimostra come il mondo fisico, la percezione, l'aspettativa che io ho su chi andrà a usare quel videogioco, non può essere slegato dal fatto che il videogioco è qualcosa di virtuale. A proposito, per esempio, le previsioni di vendita influenzano il numero di lingue delle versioni localizzate. La localizzazione ha una dimensione economica, ha una dimensione socioculturale, ha una dimensione funzionale. Pensate alla saga di GTA e ai giochi della Rockstar Games, al fatto che rappresentano, la loro traduzione rappresenta un costo molto alto, e adesso anche Rockstar sta provando, no, a cavalcare la strada delle Remastered Edition, anche se l'ultima non ha avuto grandissimi riscontri positivi a causa di alcune imperfezioni legate alla velocità. Pensate alla saga di Persona, Yakuza e questo Hyperdimension Neptunia, probabilmente in pochi lo conoscono. Hyperdimension Neptunia è un gioco di ruolo alla giapponese di un 6-7 anni, vado a memoria, di una decina d'anni fa per la PlayStation 3. In italiano arrivò localizzato soltanto il libretto di istruzioni. Anche questa è una forma di traduzione dei videogiochi chiamata Box and Docs. Box la scatola, Docs la documentazione. Prima della svolta green del packaging dei videogiochi, secondo cui anche le istruzioni dei videogiochi non vanno incluse perché è carta più, ma comunque quel gioco arrivò tradotto parzialmente, il videogioco vero e proprio rimaneva in inglese, e anche quella localizzazione era fatta per motivi di risparmio da un'agenzia esterna poco professionale, tanto che ricordo una su tutte la traduzione di A Very Energetic Person come una persona molto energetica, come se quella protagonista di Hyperdimension Neptunia fosse una Red Bull. Altre scelte di traduzione sono poi
tra le migliori, anche se tra le più transcreative ci sono le traduzioni di Nintendo, ma Nintendo vince facile sostanzialmente perché cura personalmente le localizzazioni dei suoi titoli, almeno dei titoli first party, e la dotazione economica permette di curare passo passo tramite l'insourcing la traduzione dei videogiochi. Scelte un po' diverse sono quelle della Square Enix e poi Sega o Siga, in realtà con la saga di Yakuza, con la saga di Shenmue, porta a quella a levare intere parti di videogioco perché non confacenti o non seducenti per un pubblico occidentale. Altre scelte simili a quelle dettate dal professore Fassone sono Call of Duty Modern Warfare 2, c'era una parte tutta ambientata nell'infiltrazione in una cellula terroristica e quindi si sarebbero ammazzati dei civili all'interno di un aeroporto, quella sezione veniva levata per alcuni mercati, in altri mercati come quello italiano c'era un messaggio di warning all'inizio del livello e il giocatore poteva saltare quel livello. Casi simili sono, si ritrovano con i riferimenti al nazismo in Wolfenstein e adesso veniamo ai casi di stasera. Stasera ragioniamo anche su alcune scelte di caratterizzazione linguistica per personaggi controfattuali a cui si sono dati però delle variazioni, meglio delle varietà diatopiche, diastratiche italiane, frutto della tradizione della commedia all'italiana. Ci concentriamo in particolare sul romanesco, non farò partire il video per intero per questioni di tempo, ma insomma potete notare voi stessi che questo nemico, O'Chunks, già dal nome O'Chunks, a che fare con l'Irlanda probabilmente, i creatori non si sono sbottonati sulla sua nazionalità, però è interessante notare come la caratterizzazione anche visiva del protagonista, oltre a quella linguistica, pensate che alla fine minaccia Mario dicendo I make you feel some homage, questo homage make the damage, no? C'è anche questo umorismo un po' più infantile. Nella versione italiana, da O'Chunks, il nome stesso diventa Pugnazzo, con una netta caratterizzazione diatopica, e vedete che Pugnazzo parla in romanesco. Nullo dovevi fa, non dovevi infastidire Conte, mo te faccio nero. E per quanto riguarda il homage, damage, in italiano abbiamo basta una parola sua, del conte, del capo, e ve le duco in braciole. Braciole, volevo dire, briciole. Ecco, notate come la transcreazione, lo diceva Alessia, è qualcosa di oltre la mera traduzione. È un'aggiunta, è una libertà, è un raggiungere l'esperienza equivalente. Poi potremmo stare ora a ragionare dell'esperienza di chi? L'esperienza equivalente secondo chi? Esempi simili si hanno sempre in un altro videogioco di Mario, ma Mario e Luigi Bowser's Inside Story, in italiano Viaggio al centro di Bowser, abbiamo la caratterizzazione delle talpe dei Monkey Malls per mezzo del romanesco. Anche qui caratterizzazioni, innovazioni linguistiche, so our secret on a mission is going super smooth, che diventa ci siamo messi a scavare tunnel segreto come sua coattità ci aveva ordinato, e questo remember bro, I mean Bowser, diventa sua turpitudine, voleva sto tunnel per scappare in fretta quando arriva principessa. Se fossimo giudicati da venute dalla sua predilezione per la foreignization, questa traduzione sarebbe da bocciare, ma siamo davanti a un caso di transcreation e perciò non è detto che sia una brutta traduzione, anche se nei forum anche il fatto stesso di dover leggere delle varietà diatopiche, delle varietà diastratiche, degli accenti non sempre vista di buon occhio, e sarebbe interessante notare o valutare come i giocatori di oggi valuterebbero questo tipo di traduzioni. Uno dei casi più celebri di riformulazione è Final Fantasy IX. Final Fantasy IX ricorre anche perfino al sardo, perfino, e nel caso di Kina la scelta del romanesco è particolare. Probabilmente conoscete Kina. Kina è un membro della tribù Q. La Q tribe già dal giapponese è caratterizzata come una tribù di parlanti stranieri, perché le parole, i dialoghi finiscono in katakana, secondo Carmen Machiron denota foreign speakers o qualcosa che è una linguistic deviance, quindi delle deviazioni linguistiche. In italiano abbiamo ancora il romanesco, c'è una rana, le rane sono buone, mi piacciono una cifra,
Perché? A quale tipo di caratterizzazione corrisponde? Pesca ancora dalla tradizione della commedia italiana. Notate da questi simboli come la produzione aumenta e come perfino si sposta la vignetta del testo originale. Questo in Final Fantasy IX era permesso, di fatto non era parlato, era solo letto, non la traduzione era scritta. Però per bandare traduzioni creative si spostava perfino la grafica del videogioco. Un altro caso simile è Ni No Kuni, dove la fata Drippy, un personaggio chiaramente controfattuale, un peluche che a causa delle lacrime di Oliver, Oliver si aggrappa a Drippy a seguito della morte della madre, desidera tanto che Drippy diventi una persona reale, Drippy prende la vita grazie a una drop, no? a una goccia di lacrima. Drippy, il suo accento Welsh in inglese, diventa ancora una volta un personaggio che usa il romanesco e la caratterizzazione ancora una volta passa anche per il nome, Lucciconio, dai Lucciconi. Velocemente, deve essere Roma delle Babane e Babane Sorvanto de Mucca Cash, Ni No Kuni è un gioco importantissimo anche a livello di ritraduzione del nome delle città, Alma Moon, riferimento alle mucche, diventa Mucca Cash e poi quando l'addenti e papille gustative sparano i fuochi d'artificio, anche qui un'aggiunta gratuita a livello di transcrizione. Non tutti parlano in romanesco. Raj Mahal usa un broken English o un broken Italian e la stessa scelta è fatta anche per la tribù Rykling in Skyrim. Probabilmente la scelta è legata all'intento non così umoristico nel caso di Raj Mahal e decisamente non umoristico nel caso di Skyrim, ma ancora una volta notiamo come la traduzione pur libera, pur creativa, è sempre figlia della interpretazione del traduttore. Chiudo lasciandovi con due esempi visivi velocissimi, la localizzazione è fatta anche a livello di immagini. Queste immagini delle versioni occidentali di Fatal Frame, Bravely Second e Resident Evil in realtà sostituiscono queste originali giapponesi da una versione un po' più seducente del fantasma, non appropriata per la console Nintendo, secondo la concezione dei giochi Nintendo in Occidente, alla scelta paradossale di eliminare la sigaretta in un gioco, nella prima versione di Resident Evil, in un gioco notoriamente violento, ma vi lascio, concludo, con una proposta. Final Fantasy IX è uno dei primi miei oggetti di studio nelle mie ricerche. Io proposi una trascrizione alternativa cercando di creare questa ambivalenza di genere per Kina. Richiamo il suo nome della tribù, molto gustose, richiamo onomatopeicamente la passione per le rane, grande gusto, e poi alternavo desinenze di genere. Beh, se Kina venisse tradotta oggi, se la transcreazione dovesse rispondere alle esigenze di oggi, potrebbe venire fuori qualcosa del genere? Kina patetica, non riesce a conquistare rane da solo e poi non può essere expert, asterisco, grande mangiator shua solo cucciando rane, questo indica, questo dà, rende giustizia alla sensibilità di oggi, non lo sappiamo, probabilmente avremo modo di discuterne insieme, ai posteri la do sentenza. E intanto grazie per la pazienza, grazie mille. Okay. Perfetto, ringrazio il professore, degli spunti veramente molto, molto interessanti, l'ultima, soprattutto l'ultimo guizzo alla fine era qualcosa proprio... Sì. Sì. E quindi grazie mille per il contributo e per aver affrontato anche questo tema da questo punto di vista. Allora, io adesso chiederei a tutti gli studenti collegati se hanno delle domande, potete, c'è un modulo, c'è scritto domande e risposte sull'evento live e lì potete fare delle domande e io le riporterò direttamente ai tre relatori. So che ci state pensando al momento, per cui
magari posso cominciare io. In generale, devo dire la verità, sono tre interventi che considero veramente molto, molto di valore, ognuno nella sua specificità. Per questo voglio declinare insomma la domanda in tre. Mi piacerebbe parlare di futuro del videogioco, quindi chiederei al professor Fassone, proprio in relazione a quello che abbiamo visto, su come si guarda alla storia, anzi allarghiamola un po' di più, come si guarda alla cultura attraverso il videogioco. Che cosa cambierà in futuro come fruizione e ricezione degli spettatori, fruizione e ricezione ovviamente della politica e degli amministratori, e anche il punto di vista degli sviluppatori, essendo lei anche un creator e quindi avendo maturato anche quel tipo di sensibilità creativa. Alla dottoressa Bologna invece chiederei come vede il futuro del videogioco nelle politiche culturali e nella progettazione culturale, e quali potrebbero essere le tendenze nelle necessità. E al professor Iaia chiederei invece come vede proprio lo sviluppo di questa professione e come prendono piede le istanze appunto contemporanee e quindi le modifiche delle sensibilità e dei bisogni sociali in questo senso. Può cominciare naturalmente chi vuole, come volete, non sentitevi, anche se voleste cambiare l'ordine va benissimo, anche se voleste spaziare rispetto alla domanda precisa, toccare qualcos'altro va più che bene. Prego. Lo so, forse inizio io e manteniamo l'ordine, se siete d'accordo, non voglio impormi, ma anche perché sennò mi dimentico la domanda, quindi... Ma allora, ovviamente la domanda è molto complicata e molto, molto stratificata. La mia impressione è che ci siano due forze, in qualche modo, come dire, una tensione abbastanza significativa tra quella che tutto sommato è un certo irrigidimento da parte dei grandi produttori, dei grandi player, diciamo dei cosiddetti sviluppatori AAA, rispetto a, diciamo, al compiacimento, se vogliamo metterla così, di quella che loro considerano essere la propria fan base storica, no? Cioè ci sia l'idea che tutto sommato i cambiamenti troppo, troppo radicali non sono, are bad for business, diciamo, non sono particolarmente graditi dal punto di vista economico. Dall'altra parte ovviamente c'è una tensione all'interno delle varie scene indie, con tutte le accezioni anche contraddittorie che possiamo voler attribuire a questo termine, diciamo di maggiore interazione, ad esempio lo vedo da quello che, diciamo, dal mio punto di vista, di maggiore e più complessa e più stratificata e più significativa interazione con le questioni della storia contemporanea, anche con le questioni problematiche della storia contemporanea, che invece rimangono di solito, come dire, un'allusione o un retropensiero nelle grandi produzioni. Invece io vedo che nelle produzioni indie, nelle produzioni piccole, c'è un interesse verso la storia contemporanea e verso i temi anche molto complicati della storia contemporanea, che è secondo me lodevole. E certo il problema è sempre lo scontrarsi con la reticenza di cui parlavo nel mio intervento, l'idea cioè che dal punto di vista così del discorso pubblico, del discorso sociale, per certi versi anche del discorso istituzionale, esistono le resistenze rispetto al mezzo piuttosto che a quello che si fa con il mezzo, cioè al fatto che il videogioco, poiché è un gioco, veda precluse, diciamo, una certa gamma di tematiche, perché appunto sono troppo serie, sono troppo... giustificate. D'altra parte, il gioco è uno strumento molto interessante, molto significativo, molto efficace anche, se vogliamo, per il lavoro su questioni culturali, su questioni storiche, su questioni civiche e civili. E quindi, come dire, l'aspirazione è ovviamente quella che il gioco
come dire, rientri nel novero delle cose che chi amministra la cosa pubblica pensa possano essere utili. Però certamente l'industria del videogioco a parole ha un interesse grosso in questa direzione, soprattutto l'industria, come dire, spesso non ama sporcarsi le mani in questi termini. Io, grazie Riccardo, se posso aggiungere un elemento rispetto a quello che dicevi tu. Mi sentite bene? Vedo un po', forse ho problemi di connessione. Io volevo porre sull'interazione, cioè vorrei andare oltre il videogioco, perché poi anche la parola stessa videogioco, secondo me, ha una così grande varietà di punti di vista che non è neanche il caso di, cioè non mi sento di classificarlo, però punterei, almeno per quel che riguarda i beni culturali e la cultura in generale, su le qualità che possono avere una fruizione con l'interazione. Abbiamo avuto esperienze anche nel Polo Bibliomuseale con degli artisti che si chiamano Camera Nebbia. Loro fanno proprio questo, fanno oggetti interattivi da promuovere poi sia in reale con delle proiezioni e delle insomma, si entra nell'arte e si restituisce un prodotto frutto dell'interazione con l'arte. Questa idea è molto molto interessante, ovviamente non sono solo quelli di Camera Nebbia, ma è tutta l'arte digitale che un po' fa questo. E quindi l'interazione è sposata con un divertimento, no? Che poi è questo quello in fondo che è il gioco, quindi il videogame. Cerchiamo di scorporare questa parola perché non mi piace, non riesco a classificarla perché il mondo è così esteso. Quindi diciamo una fruizione divertita attraverso l'interazione, ecco lì secondo me c'è una grandissima interesse da parte dei beni culturali. Faccio un esempio, perché mi capito di andare a un convegno, al Marta abbiamo un game designer. Oddio, mi sentite? Ok. Al Marta c'è dentro il museo, c'è un game designer che si occupa di come il museo interagisce su TikTok. Quindi stiamo parlando di, cioè il futuro è già arrivato e servono nei beni culturali persone che si occupano di come si fanno queste cose, di come si costruiscono e di quale può essere poi l'esperienza migliore lato utente. Posso, Alessia? Sì. Sì, si può, un momento solo che il professor Fassone si è scollegato, quindi adesso lo riammettiamo. Sì. Ecco qui, eccolo qui, eccolo qui, va benissimo. Va bene, va bene. Prego, professore. No, dicevo, per rispondere alla domanda, poi veniamo fuori anche questo dalle risposte appena sentite, no? Il problema del videogioco è che ancora è visto come videogioco e quindi anche la sua traduzione a volte non è chiaro cosa debba essere. Io quello che ho notato è che è ancora noto è che c'è sempre una distinzione tra ciò che il videogioco è e quello che poi dovrebbe essere la traduzione per il videogioco. Molte volte si cerca di tradurre un videogioco con competenze che possono non essere quelle di un traduttore. Di fatto non è facile tradurre, di fatto tradurre un testo audiovisivo non richiede solo il conoscere una lingua straniera, e la traduzione dei videogiochi rivela questo, no? Con gli esempi visti oggi si vede come ci sono delle scelte convenzionali che si continuano a fare, ma che non sempre sono viste come le più opportune. Di fatto, ultimamente l'uso dei dialetti, l'uso degli accenti è un po' diminuito, no? Proprio per questo, perché qualcuno un po' ha avuto da ridire, per alcuni è la scelta migliore. Quindi come può evolvere questa professione? Questa professione può evolvere, secondo me, se si incontrano le dimensioni dell'accademia e le dimensioni professionali. Questo non avviene sempre.
altre. Non sempre siamo visti bene da chi fa lavori più tecnologici a livello dell'universo del videogioco, e questo è un qualcosa che può danneggiare, insomma, l'evoluzione della professione. Altre risposte, diciamo, una ricetta non ce l'ho, non credo ci sia, anche perché sarebbe la mia idea di come può evolvere la professione e non è necessariamente la migliore, però credo che incontrarsi a mezza strada può aiutare. Io vorrei aggiungere un elemento che è l'utilizzo di oggetti interattivi con cui si gioca. Spesso avviene questa cosa, faccio un esempio proprio semplice, i filtri Instagram. Spesso un banalissimo filtro Instagram progettato per l'interazione in forma di gioco è un effetto speciale che al bene culturale, insomma, è una cosa utilissima per poter diffondere alcuni contenuti strategici in pubblici selezionati. Quindi diciamo che la progettazione e la specializzazione è fondamentale. Infatti mi piacerebbe tantissimo avere dei posti dove queste cose sperimentano, dei Fab Lab in cui si possono sperimentare queste attività. No, sono particolarmente d'accordo con due questioni, con quello che si diceva intorno alla difficile collocazione precisa del videogioco, perché in realtà il videogioco probabilmente è ascrivibile al videogioco anche alcune installazioni artistiche sono ascrivibili al videogioco. Nelle grandi manifestazioni cinematografiche, Venezia per esempio, c'è Venezia VR, insomma c'è una sezione di realtà virtuale che ospita dei prodotti che potremmo considerare anche ascrivibili al videogioco, peraltro. Un'altra questione abbastanza sentita è quella della legittimazione culturale del medium, che probabilmente ha ancora delle difficoltà di comprensione tuttora, però diciamo che abbiamo davanti tre esempi di legittimazione culturale del medium, per cui sicuramente il settore è in crescita dal punto di vista accademico, ma anche dal punto di vista del valore artistico e culturale. E io volevo riportare una domanda di uno studente per il professor Fassone, che mi è appena arrivata, da parte di Corrado Porta, a proposito delle saghe di Battlefield e di Call of Duty. I personaggi sono inquadrati come eroi che fanno del male per un bene superiore, a differenza per esempio della saga di Metal Gear, dove il giocatore interpreta un personaggio che è definibile anti-eroe. Lo stesso Solid Snake dichiara di non essere un eroe e il suo mentore Big Boss ovviamente non è un ruolo positivo. E quindi voleva sapere l'opinione del professor Fassone a riguardo. Ma sì, no, è certamente vero. Entrambe le caratterizzazioni sono in qualche modo, diciamo, dei tropi o dei luoghi comuni letterari e cinematografici e mediali in generale abbastanza comuni nelle narrazioni sulla guerra, no? Da un lato, appunto, quella del paladino, salvatore, eccetera, eccetera, dall'altro quello del soldato riluttante, del soldato che si accorge di essere un mostro, del soldato che si accorge di aver agito violenza senza veramente rendersi conto delle sue conseguenze. La cosa su cui rifletterei io, però, è più radicale, per cui è praticamente naturalizzato da parte del pubblico dei videogiochi e dei produttori di videogiochi il fatto che una larga maggioranza dei videogiochi si concentrino su un'attività che è, diciamo, una tra le moltissime che possono avere a che fare con il gioco, che è quella
non diciamo strettamente del fare guerra, ma diciamo del distruggere, dell'interagire in modo distruttivo, in modo di sopraffazione, in modo oppressivo con altri enti, con altri oggetti che stanno nel mondo. Ora io non è che voglio fare il discorso, come dire, utopico, per cui non dovremmo avere videogiochi più violenti. Secondo me, come in tutti i media popolari, il lavoro sulla violenza è essenziale, cioè, come dire, è un modo in cui noi culturalmente ragioniamo intorno alla violenza, e quindi assolutamente non è questo il punto di vista. Tuttavia, cerchiamo di smontare certe naturalizzazioni, diciamo, certi processi che abbiamo dato per buoni, cioè il fatto che nei videogiochi si debba sparare, banalmente, che è un fatto storico nei videogiochi, che nasce dal fatto che i primi videogiochi prevedevano che si sparasse perché era più facile programmare le collisioni. Così, un troppo narrativo, un troppo il tipo. Non è detto che debba essere così, questa è una cosa su cui rifletterei. Poi ovviamente c'è una differenza tra Metal Gear Solid e Call of Duty o altri giochi nel modo in cui questa cosa è messa in una cornice narrativa, ma è l'atto interattivo in sé che secondo me è interessante da decostruire, perché quando io sono dentro un mondo virtuale, la cosa che di fatto mi viene chiesto di fare nella maggior parte dei casi è distruggere quello che c'è in questo mondo, o ordinarlo in modo, non distruggerlo, non necessariamente, ma dargli ordine in modo violento. È una questione interessante, al di là appunto dei giudizi etici che si possono dare sulla violenza nei videogiochi, che a questo punto sono anche un po' frutti, devo dire, ma come dire, una domanda che non vale la pena di farsi. Professore, purtroppo in alcuni momenti si sentiva leggermente a scatti, si vedeva leggermente a scatti, per cui la avvisiamo caso mai avesse qualche problema di connessione, oppure... Non lo so, può darsi, ma a me non sembra dal mio lato, però... Okay. No, ora va meglio, a momenti. Perfetto, okay. Perfetto, grazie, perché abbiamo anche... Spero che si sia capito comunque, se non si è capito vi mando una memoria scritta. No, capito si è capito, le mando un'altra... No, mi fa piacere che abbia toccato anche il tema della violenza, perché era anche un altro degli argomenti che volevo trattare, però in realtà mi è arrivata la domanda di una studentessa. Si chiama Chiara Renna, fa parte del nostro gruppo di studio intorno al tema dei Game Studies. Ed era sempre una domanda per lei, perché si riferisce sempre alla stessa opera, Battlefield. Ed è una domanda sulla modalità di gioco, in particolare la prima persona. Secondo lei, perché c'è tanta resistenza nei confronti di un medium che può far emergere nuove chiavi di lettura riguardo a storie che già conosciamo, quindi che già fanno parte del patrimonio di memoria e quindi di sensibilità, riguardo a storie che già conosciamo attraverso l'immersione del giocatore in prima persona? Ma allora, ci sono due problemi o due questioni. Una è che il videogioco ha una soglia di accesso molto alta. Cioè, come dire, per giocare a un videogioco bisogna in qualche modo avere un'enciclopedia personale legata a come si interagisce con un videogioco, anche dal punto di vista delle interfacce hardware. E di conseguenza, come dire, da un lato c'è la difficoltà di confrontarsi con questo medium proprio dal punto di vista pragmatico. Cioè, non tutti sono disposti a prendere in mano e a fare una serie di operazioni che sono richieste da questo medium. E poi c'è il problema, come dire, della prima persona in senso stretto, cioè la prima persona, il first person shot, la soggettiva, è una, come dire, un modo di che è carico di implicazioni retoriche, cioè io sono nel corpo di qualcun altro e questo qualcun altro però, come dire, ha delle caratteristiche, ha una storia, ha una connotazione di qualche genere, e il fatto di controllare questo qualcun altro non è un atto che di per sé sia privo di implicazioni narrative, retoriche, eccetera, che non sono necessariamente esplicite ed evidenti, e che quindi sono anche difficili in qualche modo da comunicare a un pubblico che vada oltre il pubblico core, diciamo, dei videogiocatori. Per cui, come dire, la prima persona non è uno strumento neutro e non è uno strumento di facile accessibilità. È vero quello che dice la studentessa, è uno
strumento molto potente, cioè uno strumento potenzialmente molto efficace dal punto di vista narrativo retorico. Ok, va benissimo, grazie. Grazie mille. Allora, io volevo fare un'altra domanda, se possibile, a tutti e tre. Quindi a seconda di ognuno, secondo la propria esperienza, la propria professione. Quali sono i principali cambiamenti dell'esperienza videoludica a partire da un dispositivo mobile, quindi accessibile in qualunque momento, magari anche con meno funzioni, ma accessibile non solo per una questione di immanenza, insomma, di disponibilità di spazio-tempo, ma anche accessibile nel quanto immediatamente accessibile psicologicamente. Volevo sapere qualche input da parte vostra a proposito di questo, quindi nei tre ambiti. Forse iniziate voi, che io già mi sono già espresso ampiamente, insomma. Sì, beh, io provavo a dirlo prima. Quando parlavo dei filtri Instagram, sicuramente l'utilizzo dello smartphone come oggetto quasi prolunga un altro organo per fruire della realtà, e quindi l'utilizzo dello smartphone a prescindere anche per il gioco, se da un lato è limitante, dall'altro può, secondo me, ha notevoli significati, soprattutto nel campo dell'esperienza virtuale, come quella che hai detto tu prima, Alessia, nella realtà aumentata, l'uso del gioco nel telefono potrebbe essere uno strumento che veramente amplifica i mondi, amplifica la fruizione. Anche se dall'altra parte rende comunque, limita tantissimo frammenta l'esperienza di gioco. Quindi diciamo che c'è un, secondo me l'uso dello smartphone è un po', l'uso in versione mobile è un po' una connessione con la realtà e una disconnessione dall'ambiente virtuale del gioco. Non so, non entro nel merito di questa valutazione, però può avere i vantaggi e gli svantaggi di questa di questo rapporto, diciamo, molto sensibile tra la realtà e l'immersione totale. Sì, sono d'accordo pure io. Invece, dal punto di vista di traduzione, sostanzialmente è un po' più complicato tradurre bene su un videogioco prolifero, comunque avere tenere conto della dimensione, no? Del fixed frame, perché lo spazio, sebbene gli schermi degli smartphone adesso non siano più piccoli, però è uno spazio, è una dimensione di cui tenere conto, no? Quindi proprio nella posizione del testo. E poi perché, a meno che non parliamo di compagnie, tipo penso al servizio di Apple Arcade, no? Lì molti giochi vengono tradotti, e vengono tradotti anche in maniera tutto sommato buona. E in altri casi invece, quando si hanno compagnie con meno disponibilità, è un po' il discorso che facciamo con Hyperdimension Neptunia, con l'insourcing, l'outsourcing, in quel caso si può assistere o a videogiochi che non sono tradotti o che sono tradotti male. E comunque, come diceva Donata, come diceva la dottoressa Bologna, c'è sempre la domanda, rimane sempre la domanda dell'esperienza. Come si consuma un videogioco pensato per un'esperienza mobile, per un'esperienza su mobile? Ieri leggevo la notizia di Ridley Scott, se non ricordo male, e lamentava il basso incasso dell'ultimo suo film in America legato alle abitudini di consumo dei millennials, no? Da questo che sostanzialmente diceva. E quindi credo che possa essere un discorso che si può traslare anche al consumo, all'esperienza del videogioco e della traduzione dei videogiochi. Perfetto. Sì. Ah, mi scusi, prego. No, io sono sostanzialmente d'accordo con
con quanto si diceva. Aggiungo una cosa, cioè che la fruizione mobile ha il grande vantaggio di ridare al gioco, al videogioco in particolare, una delle caratteristiche tipiche del gioco in generale, che è la sua interstizialità, cioè l'idea che uno lo possa iniziare, riprendere, che in qualche modo si infili negli interstizi della vita reale, che è una cosa che il videogioco, quello da gamer, di solito non fa, richiede concentrazione, richiede 8 ore, 40 ore, 80 ore. Invece il gioco mobile ha questo aspetto interstiziale, un po' come lo yo-yo o come il giocare con un elastico o con una penna, come dire, ridà al gioco questa leggerezza interstiziale che secondo me è molto interessante anche come spazio per il designer, cioè come dire, come spazio creativo per chi fa i videogiochi. Io credo che progettare per mobile sia una sfida molto interessante nella maggior parte dei casi. Ok, grazie mille. Adesso professore Bandirali voleva fare un intervento. Sì, diciamo, un intervento di commiato, intanto che è un ringraziamento alla relatrice e ai relatori e un piccolissimo rilancio locale, nel senso che rinnoviamo in generale il nostro interesse per questi temi di ricerca nel quadro che forse non conoscete e che vi trasmetto immediatamente, di un nuovo interesse della Film Commission pugliese rispetto ai temi dell'animazione digitale in senso lato e del gaming in senso stretto. Vale a dire che il nuovo bando regionale del Film Fund ha una sezione legata anche ai videogiochi e ancora di più, al di là del bando, che comunque è un elemento di grande interesse per i creatori e per i produttori, si sta costruendo tecnicamente quello che noi chiamiamo il polo del digitale in Puglia, e che può diventare un'aggregazione forte di soggetti che provengono diciamo dai vari segmenti del comparto. Questo ve lo segnalo perché è evidente che l'Università del Salento sarà ancora più presente in questo subfield e quindi diciamo che con un centro di ricerca interdipartimentale in Digital Humanities, con i gruppi di studio che si stanno portando avanti, io credo che sarà molto importante la vostra vicinanza, la vostra, diciamo così, come avete fatto oggi, essere vicini a questo percorso. Quindi volevo solo fare questo tipo di comunicazione. Grazie per tutti gli interventi. Grazie a te, Luca. È un invito molto interessante e vi ringrazio ancora tantissimo per essere stata invitata in questo talk e spero tanto di continuare questo discorso così interessante, soprattutto perché ce n'è proprio bisogno di costruire una fruizione più interattiva e più di appeal, diciamo. Il videogioco, secondo me, con i beni culturali è un bellissimo matrimonio. Vi ringrazio. Grazie mille, grazie professore. No, sento abbastanza entusiasmo a giudicare da come vibra il mio telefono dopo che gli studenti hanno sentito quest'ultima news. Magari adesso si costituisce proprio un polo di attenzione, di studio e di sviluppo anche tra di loro.
Grazie mille, ringrazio tutti i relatori intervenuti oggi e ringrazio anche tutti gli studenti che hanno tenuto a botta anche con i numeri fino ad ora, e quindi sono ancora qui dall'inizio, e che hanno partecipato a questo e anche agli altri 6 seminari. E Il centro Digital Humanities. Cercheremo sicuramente di dare un seguito a esperienze del genere. Vi ringrazio ancora, veramente è stato veramente bello, interessante e anche emozionante, devo ammettere. E ci vediamo presto. Buona serata a tutti. Grazie mille. Grazie. Ciao, grazie.